Piacenza, città universitaria. Il ministro dell'Università Bernini e il presidente della regione Bonaccini oggi a Palazzo Farnese per la firma del protocollo d'intesa tra il comune e gli Atenei. Fare squadra per il futuro dei giovani e del territorio. Farà tappa anche a Piacenza il tour italiano di Russell Crowe, l'attore neozelandese del film Il Gladiatore, che si è esibito nella terza serata del Festival di Sanremo. Il 13 luglio Crowe sarà a Palazzo Farnese in concerto. Nella notte diversi residenti di Viale Dante sono stati svegliati dalle urla provenienti dalla strada dove era in corso una rissa tra alcuni uomini. Poche ore dopo, in via Colombo, traffico bloccato per qualche minuto a causa di un'altra aggressione. A Nel Mirino stasera su Telelibertà alle 21 si parla della nuova variante della Statale 45. Ospiti di Nicoletta Bracchi e Thomas Trenchi, Roberto Pasquali, presidente dell'Unione Alte Valli Trebbia e Luretta e sindaco di Bobbio, Lodovico Albasi, sindaco di Travo, Andrea Albasi, sindaco di Rivergaro e la giornalista di Libertà Elisa Malacalza. Domani in campo il Fiorenzuola Calcio e la Gasseis Blue Energy Volley. I rossoneri anticipano il turno di Serie C, ricevendo alle 18.30 la Pro Vercelli. In Superlega i biancorossi alle 17.30 sfidano Monza al Palabanca. Tutte le altre notizie in tempo reale sono disponibili sul sito liberta.it.